Salve a tutti cari amici di The Abusive Game. Amici, ma soprattutto amiche di WWE Fastlane 2021 e di The Abusive Game. E sorelle delle amiche e degli amici di WWE Fastlane 2021 e di noi Abusive Game. Qui ad Artevice c'è Jack in compagnia dello specialista Michel e dell'eremita Pepino. E vi diamo il benvenuto in questo nuovo video reaction e opinioni a caldo, e vi correggo perché si dice Fastlane. No, Fastlane 2021. Fastlane, zio Fastlane. Lo zio Fastlane. È giunto il momento al di massimo dire questo... allora è Fastlane 21, non Fastlane 2021. Allora di la giusta. Ma sai che io con l'FCW. Io con i numeri faccio un po' fatica. L'FCW, no, era al contrario. FCW, boh, com'è che lo diceva lui là? Chi è lui là? Tony Capozzo, la conosci andare a Milano. Tony Capozzo. Tony Capozzo. Come si chiama l'ex commentatore? Tony Fusaro. Tony Fusaro. Comunque non so voi, però Bianca Belair con Sasha nel rematch che abbiamo visto a Elimination Chamber, anche no. Ma Apollo è ancora campione? No. Ero rimasto che era campione... Non so di che cintura tu ti riferisca, penso quella degli Stati Uniti, però no, non è più campione. Comunque ragazzi... Era universale. Non credo che Apollo possa Cruz essere campione universale. Apollo Crews qual è? No, quello era Apollo Creed. Bobby Lashley, quello che dico io, ancora è campione, no? Sì, Bobby è ancora campione e stasera non c'è il suo titolo in palio. Ah, ma Apollo Crews qual è? Quello molto simile, sai che loro sono tutti molto simili. Sono come i cinesi. Comunque ragazzi, nel primo match della serata Nia Jax e Shayna Baszler, so come cazzo si chiamano, lo diremo mai giusto, accompagnate da Reginald, dovranno difendere i loro titoli, i titoli di coppia WWE, dall'assalto di Bianca Belair e Sasha Banks. Sasha Banks e Bianca Belair che si affronteranno in una delle due serate di WrestleMania, e tutto questo mi fa pensare che inizierà stasera la loro faida vera e propria. Quindi per quanto mi riguarda, ancora vincitrici e ancora campionesse Nia e Shayna. Anzi, io mi spingo ancora un po' più in là, io vi dico che Bianca vincerà a WrestleMania. Non ho captato i vostri pronostici però per questo splendido, non li abbiamo detti. Regina, per quello che non capti, vince Regina. No, io stavo con Bianca, che è già la seconda volta che si sta tirando la treccia, però vabbè. Vai anche tu con Bianca, ma io non l'ho pronosticata. Hai detto che vincono ancora loro. Ha detto che litigano lui. Ah, perché Bianca è con l'altra. No, allora... No, aspetta allora. Incredibile. No, va, perde allora Bianca. Mi spiace per lei, cioè la compagna di magari sbaglio, ma forse è uno dei 10 match più scontati della storia l'esito di questo match. Ti sei scelta la compagna, dato che la WWE non capisce mai niente, fa roba al contrario. Potrebbe, io dico che vince Bianca e Sasha. Magari prima della pandemia lo seguivamo decisamente meglio il wrestling, però caspita quanta acqua sotto i ponti ne è passata da quella proverbiale rivoluzione femminile, che era anche interessante, ma ormai siamo tornati a rasentare il fondo del barile con questi match. Secondo me l'unico, adesso qua si incazza Sasha perché ne è arrivata addosso Bianca. Secondo me il punto più alto l'abbiamo raggiunto quando c'è stata la rivalità Sasha Charlotte, che poi si sono affrontate sono state anche mandate nel main event. Ragazzi, calcoliamo che abbiamo perso anche un altro con un'altra fondamentale, con, che Becky, che ecco, è il po' che manca. Ragazzi, ha tolto parecchio. Capito cosa è successo? Ha vinto ancora loro. Con Becky proprio non abbiamo raggiunto niente, perché ogni main event suo era una merda. Main event su dei pay per view, una merda tutte le volte. Becky di rivoluzione
ha fatto solo quando ha preso il pugno da Nia Jax, che ha sanguinato e sembrava Stone Cold. Sembrava Stone Cold tre giorni, e il quarto giorno basta. Tutti che la osannavano, ma non ha tirato fuori un match decente da quando le hanno dato quell'importanza. State guardando il replay, Reginald ha distratto l'arbitro, non si è andati per il conteggio. Con l'intervento di Bianca, che tramite Naya si schianta contro Sasha, un po' come avevo ipotizzato io, Sasha si distrae e si va di 1-2-3. Eccolo là, lo schiaffo del soldato. Vabbè, bel match, allora, di merda, bel match di merda. Non do il voto. E chi esordisce a Fastlane con un 6, non andiamo benissimo. E poi, tra l'altro, esatto, adesso salta fuori che Apollo ha origini nigeriane. Ah, è questo Apollo? Sì. No, parola, sì. No, adesso ho capito qual è. Mamma mia. A parte che direi che poi c'è stato un controturn di Apollo. Apollo nigeriano. Avendo riscoperto, scusa, le sue origini nigeriane, perché fino al giorno prima non sapeva. E mi ricorda molto la storyline di Kofi ghanese. È passato dalla parte degli Hill. Ma Pepino, tu ricorderai meglio di me che riesumano queste storyline dal 1990, da quando Sergeant Slaughter si è scoperto essere iracheno. Sì, vabbè. Ma entra con le lance del Zulu. Poi sono fatte veramente così quelle lance. Sembra quasi un badile. Non hai niente della lancia. La punta non è appuntita, cosa uccidi? Che animale uccidi? Non fa fare lì. Cioè, tu mi ti spacci per guerriero nigeriano con la lancia con la punta arrotondata. Chi te le ha date? Art Attack. Te le ha date Giovanni Mucciaccia. Dai. Ci diciamo che potevano sforzarsi un po' di più per creargli un nuovo personaggio. E quindi nel secondo match della card di Fastlane, il campione intercontinentale Big E, conosciuto anche ai tempi come Big E Langston, dove la I sta a significare Ettore, che è il suo vero nome, contro il redivivo e neo nigeriano Apollo Crews. Quindi abbiamo Ettore contro Eneo. E ricordiamo i tempi quando quello là, Ettore! Quando quello là, tra l'altro. Sì, no, volevo farlo dire a lui chi era quello là. E quello lì era Achille. Oh, Achille! Ah, Achille Lauro, però. Ettore! Vedi come lo fa bene. Ettore! Incazzato proprio. Troy! Incazzato. E poi hanno fatto anche il sequel, il figlio di Troy, che però, quello non l'ha ancora visto nessuno. E comunque io vado a mani basse con Big E. Ma poi quando dovrei capire che è più forte perché si è ricordato di essere nigeriano? Beh, lo vedi innanzitutto dalla faccia, che c'ha la barba adesso molto più anche forta. Prima ce l'aveva. È più muscolato e poi si presenta con una lancia che già a vederla mette il cagotto. Bene, e questo è l'Apollo nigeriano. Pensate voi com'era quello non nigeriano. Un tipico esempio di Apollo nigeriano. Un tipico esempio di Apollo nigeriano. Ma quando esce da WWE2K21 c'è la versione nigeriana? La versione, certo, buona. Versione di Apollo. Ma è mica già uscito 21. Ah no, non l'hanno fatto, però uscirà il 22. 22. C'è la versione di Apollo nigeriano e poi c'è la versione di Apollo Aya. Apollo nigeriano è uno sbloccabile, devi andare avanti per sbloccare. Devi battere Big E per sbloccare. Te lo danno subito. È personaggio speciale tipo Goldberg. Devi battere Big E. No, io credo, cioè solo se fai il preordine della Collector Edition. Ma poi devi battere Big E tre volte e allora... Prima che il gallo canti, tra l'altro. Apollo, il famoso Apollo Aya. Ricordiamo che adesso il tribunale dell'Aya sta prendendo provvedimenti anche contro i carri armati italiani che hanno distrutto Apollo a Pordenone. A Pordenone è successo un casino.
Meno male che la buttiamo in cacciara, perché questo match è ridicolo. Pensa come ci stiamo interessando al match, no? Io non capirei mai che è nigeriano, neanche no, dalla tire proprio. Si capisce solo dal colore che è nigeriano, basta. E comunque non già tanto che Apollo... i vostri pronostici. È già tanto che Apollo Crews sia ancora qui, quindi godiamocelo finché c'è, tra un po' secondo me lo parano via. Dai il pronostico, parano via. Apollo è nigeriano. Sai, sapete i classici licenziamenti post WrestleMania? E quando Rada è già andato, mi sa che l'Apollo nigeriano è il prossimo. 3! Ma 4, 5! Quanto è? Apollo! Quanto ha contato? Ma chi ha vinto? Ha vinto Big E? Ha vinto Big E? Ma come? Ha vinto Big E perché 3 era per Apollo, poi si sono girati e ha fatto 3, 4, 5 Big E. Ma cosa? L'arbitro ha indicato Big E, sono sicuro. Cioè, Apollo ha attaccato subito Big E, manco sapeva lui che aveva vinto. Madonna mia, che match di merda. Mamma mia, mamma mia. E poi lo distrugge dopo, daranno, ovviamente. Daranno no? Un replay. Dopo. Esatto, potrebbero almeno spiegare. Non ho ancora capito. Io ho visto solo l'arbitro indicare Big E quando era a terra. Ha contato fino a 10, è contato. No, perché il wrestling nigeriano si arriva a 6. È vero. E adesso l'ha ammazzato adesso, Ada. Sì, perché c'è Apollo, nel wrestling nigeriano c'è anche il post match, che dopo lo sfinamento si va avanti ancora per una ventina di minuti a martoriare l'avversario. Più importante è molto più importante il post match in Nigeria che non è quando fa l'Olympic Slam Apollo. E infatti in Nigeria i lottatori danno tutto il meglio di loro nel post match. Prima no, si fanno battere, poi esce tutta la rabbia che hanno dentro. Guardate, guardate. Guardate lo schienamento. Ok, guardiamo. Non distraiamoci, eh. Guardiamo, far roll up Apollo. Non parlare. Apollo far roll up. 1 2 1 2 No, però e 3, vedi, è Big E, Big E. Ma ancora al 2, si è girato Big E, giusto, Si è girato Big E al 2. Quello che ha ricontato da 1. Si è girato. Ha contato 1. Ha alzato la spalla, ha alzato le spalle. Guarda. 1 1, 2, 3. Sì, ma anche Big E. Vabbè. Sì, ma guarda che lì è che Big E è giù però, In teoria no, non era ha fatto 1, 1, 2, 1, 2, 3. Adesso 4 ancora no. Ma non si capisce un cazzo, dai. Sì, no, si è capito. Ma chi si è capito chi? I primi due che... 1, 2 per Apollo. No, si alza la spalla Big E e 1, 2, 3. Sarebbe 1 e mezzo. Perché non è arrivata giù a contare. Sì, sì, ma Big E inizia a alzare la schiena sull'uno e mezzo. Sì, lei conta fino a 2. Era lì. Dopo il 2 riparte da 1. Sì, ma spiegami lei come ha fatto a vedere la spalla destra di Big E alzarsi. Ma lei è un arbitro. Lei non guardava la spalla destra di Big E, guardava Big E ha iniziato a destra qua a fare il punto. Cioè... Sì, lei guardava la palla destra di Big E, non la spalla. Devi capire che l'occhio cade dove si vede meglio. No, parole, questi nigeriani. Dove il dente duole. Eh? Ah, ecco, è questo l'infortunio, allora. Dicevano. Ma dai! Ma c'è una cosa! Ma cosa? Quintissimo! Sei peggio di tuo papà a recitare queste parti qua in Suls. Dai! Io farei il pronostico alla svelta perché durerà 6 secondi quel match. Elias, accompagnato da Jackson Ryker, nel terzo match di Fastlane si sostituisce a un infortunato Shane McMahon contro Braun Strowman. Senza storia, Braun Strowman. Ecco, ma non hanno nome l'Arnim Powers. Vabbè, ho capito, ma non ha il suo nome di... Aveva dato il nome e ti ricordo che... Io ti ricordo che le prime volte che vedevamo Strowman, vedi, a Milano, neanche gli avevano dato una musica d'ingresso. Quando gli diano ci verranno, altri anni prima che gli diano il nome a una mossa. Ma la chiamano Running Power. È come quando vai in farmacia che prendi il medicinale, poi c'è quello generico, ecco, lui è il generico.
Cioè, gli altri la chiamerebbero la... Questo è generico, una running power. Generico. Dovrebbe chiamarsi come... È il generico. Chi era il generico? Era quello che era venuto anche a Milano, no? Esatto. No, è il generico. Ma no, era coso, era Sami Zayn quando lottava mascherato. Si sono ribellati a lì, non ci credo. Ecco, basta, bello, la retribution bello. È già durata troppo. Bella merda la retribution, complimenti. Che gran cazzata, premio cazzata dell'anno, retribution. Ritornato, è ritornato con la sua vecchia canzone. È ritornato e per fargli far fare qualcosa, dopo che è stato a casa a fare il papà a tempo pieno, l'hanno mandato contro Nakamura in una faida a completamente a caso. Oh, capito, capito. Ma ha cambiato di nuovo la team song? Perché lui non è generico, lui è... c'ha un nome per tutto. Il potenziale c'è sia da una parte che dall'altra. Proseguiamo quindi con la card di Fastlane 2021, un rientrante, quantomeno in pay-per-view, Seth Rollins contro Shinsuke Nakamura. Essendo un pay-per-view transitorio che non porterà a nulla, vado con Seth Rollins per il semplice fatto che è rientrante in pay-per-view. Vuoi mettere il match registrato di Sting? Questa merda che stiamo vedendo adesso. E poi dovremmo smettere di dire così, perché poi nei commenti dicono che sappiamo solo lamentarci e basta. Però ragazzi, è la verità. Sì, ma poi scusa, sarò ben libero di lamentarti, non è che se commento la WWE devo sempre elogiarla. Mica lavoravo a Sky io. Ha fatto sospirare un attimo, Sì, ma penso che senza Kinshasa non possa vincere. Perché ricordiamo che la Nigeria è diventata anche un continente adesso. Quindi il famoso continente nero è proprio la Nigeria. Con un bellissimo carb stomp si va a chiudere questo match. 1-2-3 per Seth Rollins, signori, che si porta a casa il match. Ha fatto un po' di training in vista di quello che potrebbe essere un'altra WrestleMania. Avrà un match? Credo di sì. È rientrato oggi, ci sarà un motivo. Sicuramente il migliore dei 4. 6,5. No, 6,5 tutto. È meglio tutto perché comunque se trovi su un po' gol solo dillo tu, e a te piace tutto, io vado un po' di insomma tutto ma anche no, hai visto griglia, ti piace. Comunque questo è l'ennesimo match di una storyline trita e ritrita. I grandi amici da anni hanno condiviso tutto quando non erano nessuno e adesso si affrontano. Sì, è nel pacchetto dove c'è esordiente ingrato, chi perde, lascia, chi la perde Lega. Lascia la Lega. Ma questo con tutto questo attire alla William Wallace. Bravo, Braveheart. E quindi proseguiamo questa fantasmagorica card di Fastlane 2021, gli ex amici di una vita. Strano, una storyline mai utilizzata in questa federazione. L'irlandese Sheamus contro lo scozzese, altresì conosciuto come William Wallace, il nostro Drew McIntyre, in un match no holds barred. Quindi io prevedo tanta violenza. Voglio ringraziare McIntyre che questa sera ha scoperto le sue vere origini e indossa appunto in faccia i colori delle sue vere origini bresciane. Grande McIntyre, ti ha lasciato un gnaro con Dan Walter, proprio. È un bresciano doc, guardalo. Comunque stavo dicendo che mi trovo abbastanza indeciso, perché secondo me Sheamus avrebbe bisogno di una bella vittoria, quindi io vado di Sheamus solo proprio con il cuore. Infatti ricordiamo che c'è stata anche la famosa parodia, che era una cover di Guzzanti, in cui faceva fascisti su Marte, l'aveva proprio esatto. Ripresa da un vecchio telefilm che era Nigeriani su Marte.
ha spuntato l'acqua, mi è arrivata la spugna all'orecchio. Non puoi farmi ridere quando sto bevendo. Non ne so, mica ti vedo io, ero questi qua io. Ah, eccolo la missione al Thunderdome, che sta bevendo. Gli ha dato una testata a quello lì, che non si è fatto niente. No! Oh, hanno ucciso tre dal pubblico. Hanno ucciso tre dal pubblico. Adesso? Il pubblico qua si è fatto male, non hanno prestato troppa attenzione, c'è un infortunio del pubblico. Non è mica pubblico nigeriano questo, White, no, non arrivo. Sul tavolo. Hanno fatto partire il coro finto di Zizoso. Mi sembra un po' esagerato. D'altronde quello è il Corey, c'erano solo quelli, o Corey Graves o questo, ha fatto partire questo. È finita. 1, 2 e 3. Dai. Bravo McIntyre. Mi ha fregato, ero convintissimo Sheamus. Il McIntyre. C'è anche lo stemma da Brescia, eh? Mezzo punto in più a quell'altro. Un bel 7, sì. Io gli do 6 e mezzo. Però non è stato male. Se i miei calcoli sono corretti, dovremmo essere nel pre main event di Fastlane 2021, uno dei pochissimi incontri intergenere che ci ha mai propinato la WWE, Randy Orton contro Alexa Bliss. Qui si aprono le scommesse non tanto su chi vincerà il match, che secondo me, ammesso che parta, finirà in no contest, perché l'altra cosa da pronosticare è: tornerà o meno, sarà la serata o meno del ritorno definitivo di The Fiend? Per me assolutamente sì, no contest per l'arrivo di The Fiend, e poi si va subito con The Fiend contro Randy Orton a WrestleMania. Quindi sarà, non come hai detto tu, ma sarà il ritorno definitivo. Allora stasera sto sfoggiando tutto il mio repertorio, ragazzi, perché non ce la facevo più tenerlo dentro. Ho aspettato un pay per view così per tirar fuori tutto. E guarda, questo pay per view sta dando che è tutto calcolato su questo pay per view, tutto calcolato per fare questo. Esatto, era tutto scritto. Noi questo pay per view l'abbiamo scritto per le nostre battute. Questo sta male ancora? Sta crepando. Ma non è ancora partito il match, sta già male questo qui. No, non è ancora arrivata al suo avversario. E pensate che non ha ancora fatto il vaccino, eh? È per quello, non era nella campagna vaccinale lui. È per quello che sta male. Tanti complimenti a chi ha scritto, Alexa Bliss con questo. Con questa storyline, perché lei è brava. Ho scritta io perché dovevamo arrivare al punto di far vomitare Randy Orton. Bravissimo, allora ti faccio i miei complimenti. Vedi? Vediamo se arriva The Fiend. Balor. Io sono sempre più convinto. Questa guarda su, guarda in giù. La Madonna. Bello questo. Ma chi è la bambina dell'esorcista? Sì, più o meno il senso è quello. Quindi l'incontro non è tra Orton e Alexa, è tra Orton e tutta la struttura dell'arena. Esatto, contro l'arena. Lei scaglia qualsiasi cosa addosso col pensiero. Perché ricordiamo che sempre un po' di più l'arena ti dà. L'arena ti dà. Ragazzi, che finisca in fretta sto pay per view, perché se non fosse che c'è ancora un match, direi che rompono il ritmo. Oh la Madonna! Gli ha lanciato l'onda energetica. Eccolo, eccolo. Eccolo. Abbiamo chiamato talmente tanto. Adesso lo porta dentro, non lo rivedremo mai più.
Sì, ma figurati, c'è una mano che ti prende e tu stai lì. Cioè, io sarei già scappato proprio dall'arena. Foley? Mi sembra... Ah, The Fiend bruciato, perché lui effettivamente l'ha bruciato. Mi sembra quelli che impersonificava, quelli che faceva Hannibal Smith quando non faceva lei team. Ah, ecco. Ah, così si mette sopra. Beh, quello che ha sempre voluto Randy Orton. Randy Orton ha perso sì. In questo modo. E comunque ha vinto Alexa perché il match si è svolto più che regolarmente. Un bello schienamento, Adesso fanno anche una cosa a tre. Ma più che vederlo così sembra Chewbacca. Anche. No, così no, è troppo vicino. Sembra Wendigo. Mamma mia, cosa mi tocca vedere? Cosa mi tocca vedere? Ma è finito o c'è ancora meno? Cosa mi tocca vedere? Purtroppo non è ancora finito. Ah, ce n'è ancora. No, c'è il main event. Purtroppo, come dicevo, secondo me questo match non è valutabile perché non è successo niente. Quindi per me, senza foto. Eccoci finalmente arrivati al main event di Fastlane, l'ultimo match prima del prossimo pay-per-view, che sarà la doppia serata di WrestleMania, come ci fa giustamente vedere in questo momento Edge Special Enforcer, ovvero credo semplicemente arbitro speciale del match valido per il titolo di Universal. Lo sfidante qui inquadrato, Daniel Bryan, andrà all'assalto del match del titolo, scusate, detenuto da Roman Reigns, per cui il titolo Universal a WrestleMania avrà un match in cui sicuramente ci sarà Edge, che avendo vinto la Rumble ha scelto di andare per il titolo Universal. C'è da capire chi sarà il suo avversario: sarà Daniel Bryan, sarà Roman Reigns? Questo match ce lo farà capire. Se mi posso permettere, nel mio piccolo, credo proprio che almeno fino a WrestleMania, e forse anche dopo, ma chi lo sa, il buon Roman Reigns manterrà il suo titolo. Vincitore e ancora campione Universal, Roman Reigns. Bene, ha già detto tutto, certo. Sì, beh, una percentuale bassissima di vittoria. Forse il 10%. Comunque l'arbitro c'è, quindi non è solo, è special enforcer, è un supporto. Non guarda neanche dove va, guarda Roman Reigns. Deve essere prendere un gradino, porca puttana, che sulla faccia, che ci rimane. Se inchioda di colpo Roman Reigns, voglio... No, ma se gli vogliono fare uno scherzo, gli mettono lì un rastrello, è la fine. Infatti, guardalo. Sarebbe bellissimo. Si è asciugato la faccia perché ha detto, quei tre là stanno parlando male di me. Riferito non ai tre al tavolo, ma ai tre qua sul divano. Perché lui sa che siamo dietro noi qua. Siamo come la Jalapas ormai. Che poi questa cosa di fare il tema dei pirati a WrestleMania, perché potevamo cambiare addirittura e fare svolgerlo nelle tribù Zulu della Nigeria. Facciamo la guerra tra tribù. Ma credo che quello lo tengano per WrestleMania 40, perché un sarà campione mondiale. Ah, sì. Comunque, ragionando per assurdo, sappiamo tutti benissimo quanta tecnica e quanto talento abbia Daniel Bryan. Se lo vediamo fare questi match è perché si deve abbassare ai livelli degli altri. E avrà anche una bellissima gimmick, ma come pose sul ring siamo sempre lì, Dio, ma sono tutti così i match di Roman Reigns. Guarda e soffia, figlia, guarda e soffia. Non l'aveva ancora detto. Prima se solo. Ragazzi, ero già contento che siamo arrivati alla fine, invece l'ha detto prima della. Non l'ha detto. Lui è Mister Guarda e Soffia, non ci sono di storie. Guarda come lo guarda. Guarda come lo soffia. Guarda come soffia. Ma io non ho mai visto uno che viene lautamente pagato per fare le reaction a Fastlane, andare a pisciare durante il main event di Roman Reigns. Oh no, che va a pisciare durante il main event. Pensa che a che livello è il main event. Guarda che di fatto io sto già soffiando e guardando, ma che roba. Perché si è stancato prima. Ha fatto di quelle mosse Roman Reigns prima che neanche ti immagini. Non sapeva neanche lui di averle. Ha soffiato a Albi. Guarda, è fermo immobile a guardare. A guardare cosa?
Poi, chi c'è? Gli ha soffiato nel collo. Mamma mia, ragazzi. Sta ancora guardando, adesso parla, pretendo. Ci siamo voluti, parla, guarda e soffia. Le mosse le facciamo io domani. Io pretendo che Edge picchi entrambi, perché c'è uno che diventa special enforcer per non fare un cazzo, no. All'arbitro, ad arbitro che è lì dietro! Dopo che noi non abbiamo scritto la storyline di quella roba qua. E gli toglie la maglietta. Gli toglie la maglietta, che poi non è della sua taglia, se la mette. E... no, adesso avrebbe toglie... vinto Roman Reigns, forza. Ma non conta. Cazzo, se lì in forza, contano. Adesso si incazza perché doveva salire prima. Beh, allora Jey Uso, ah, ho detto loro che mancava questo. Jey Uso no, però allora abbiamo già trovato il match di Brian a WrestleMania contro Jey Uso. No, perché viene ucciso. Ma come rovinare un match che era già rovinato? Cagata. Già in partenza. Ma poi serviva. Cagata. Mezz'ora di match poteva, perché deve arrivare dopo mezz'ora e rovinarlo, farlo concludere così. Adesso prende Edge, sicuro. Serve un altro arbitro di sostituzione di Edge. Adesso Angelo e Lucia arriva a defendere. E succede, non c'è l'arbitro. Ti addormenta la più chiaro. Guarda chi c'è da sopra. Un serpente. Guarda. Porco. È mongolo! Vabbè. Vaffanculo. Va. Ma dai. Ma dai. Dattene una anche tu, se a posto. Fanno veramente triple threat qua, Sai che mai. sono sempre più convinto. Ne è arrivato un altro. Arriva un altro arbitro. Così come se non lo fosse successo. Cioè, proprio così. Arriva un arbitro per fare un 2-3. Ha fatto tanto quest'altro. Quanto l'hanno pagato. Complimenti, è stato bravissimo. E gli do 6. E mi permetto di dire di dare 6 all'intero pay per view, che non ha fatto schifo, ma nella vita c'è molto meglio. È stato un pay per view generico. Quindi ragazzi, per oggi è veramente tutto. Per un mese non parliamo neppure di sta roba, perché ho visto di tutto stasera. Vi ricordo come sempre di lasciare un voto a questo video, di iscrivervi al canale sempre se vi va, se non l'avete ancora fatto. Come sempre, anche in questa fase di perenne lockdown, Instagram, Telegram, Facebook e Twitter, noi saremo sempre ben lieti di rispondervi e di condividere con voi. E noi stiamo in attesa di vedere crescere questa nuova federazione nigeriana e chissà che vedremo dei nuovi volti su queste ringhe. Per oggi è tutto, dall'Artevice, Jack. Lo specialista, Michel. E dall'Eremita Pepino, arriva. Alla prossima. Ciao belli! Ci vediamo a WrestleMania, ciao! Via satellite dalla Nigeria, per quello che arriva tardi. Sì.